Grazie, grazie, grazie. Grazie, alla, grazie dell'applauso. Allora, se per cortesia l'applauso lo fate dopo, che magari faccio cagare e poi devo recitare. Non voglio essere pagati in anticipo, diciamo. Vi racconto alcune cose del bar che frequento io, anche se il nome è un po' vintage, si chiama Bar Italia 90, però dentro il bar siamo all'avanguardia, siamo i primi in Europa. Facciamo tante, tante, abbiamo tante iniziative che gli altri bar se le sognano. Per esempio, in bagno abbiamo sia la tazza che l'orinatoio. Facciamo raccolta differenziata, l'umido e il secco. Poi... poi siamo anche, abbiamo un occhio attento anche per la salute, perché per esempio ogni mese facciamo le analisi, perché ci teniamo alla salute, a stare bene. C'è Carmelo, il mio compagno del bar, che c'ha un cugino che è nel RIS di Parma, un bravo ragazzo, ci vuole bene, cioè, a Natale ci viene a trovare sempre. Poi stavo dicendo, ogni mese facciamo le analisi delle urine, tutti insieme, che, no, che ce le fa l'amico suo del RIS di Parma, però mica gli possiamo, siamo in 12. Mica gli possiamo mandare 12 provette con le urine, mica ne possiamo approfittare, dalla gentilezza va bene, però a tutto c'è un limite. Quindi che si fa? Si prende un secchio, pisciamo tutte e 12 nel secchio, si dà una bella mescolata, prendiamo la provetta e la mandiamo a Parma. Allora, se i valori sono tutti a posto, va bene così, ci beviamo una birra, arrivederci, grazie. Se c'è qualche anomalia, si fanno gli ottavi di finale. Si dividono in gruppi 6 e 6, si fanno due secchi da 6, si riprendono le altre due provette e si rimandano a Parma, fin quando ne rimarrà uno solo, il vincitore, e quello malato lo facciamo curare. Poi capitano cose strane anche al bar. L'altro giorno, per esempio, è arrivato Gaetano, si è sentito male, è arrivato Carmelo, l'ha visitato, senza avere nessun titolo, non era neanche embriaco. La visita gli ha prescritto dei farmaci. Scusa, che sei un medico? Ah, c'è 20 anni che faccio l'infermiere e ne so più dei medici. E che mica funziona così? Allora, domani devo comprare un terreno, vado a roggitare dal tabaccaio. Te che ce l'hai? C'è 20 anni che vende marche da bollo, saprà fare un roggio, no? Se ragioniamo così... Allora. Però gli ho dovuto dare ragione, mi sono dovuto ricredere, gli ho dovuto dare ragione poi, perché qualche giorno dopo è fallito un circo nel paese. C'era questo circo che era là da un anno, erano diventati poveri, non c'erano i soldi per partire e neanche riuscivano a incassare più niente, perché dopo un anno che sei là, lo spettacolo l'avevamo visto già tutti almeno 5 volte. Quindi il circo è fallito e il giudice fallimentare ha nominato curatore fallimentare il tabaccaio. È fallito sto circo. Hanno fatto l'asta di tutti i beni del circo, abbiamo partecipato tutti per dare una mano d'aiuto, così anche noi del bar siamo andati. Io ho comprato la pedana per dove saltano le tigri, 20 euro, non so che farmene, però giusto per dare una mano. Mi hanno dato anche il cerchio di fuoco per far saltare la tigre dentro, però non sapevo che utilizzo farne, l'ho acceso. Praticamente ci facciamo il giro arrosto col maialino. Ma è una cosa, io vado andando indietro col cerchio di fuoco, una cottura perfetta, uniforme, bella, pulita. L'amico mio ha preso la tigre. Dico, che ci fai con la tigre? Ah, ce la metto in giardino, la uso come tigre da guardia. Voglio vedere chi entra più in casa. Non è entrato più nessuno in casa, tutta la famiglia è 10 giorni che non può uscire da casa perché c'è la tigre nel giardino. Vedi. Un altro ha preso la giraffa. Dico, perché hai preso la giraffa? Perché nel condominio dove vivo io non mi fanno tenere animali, questa la posso tenere in giardino e gli do da mangiare al secondo piano, è come averla in casa, no? Però l'affare più grosso l'ha fatto Giuseppe, il proprietario del bar, che lui ha disponibilità economica, insomma, sta bene. Con 800 euro ha preso il gruppo elettrogeno del circo, 20 kilowatt. Dice, ma che te ne fai? Che me ne faccio? Questo lo monto dietro al palazzo, dietro nel cortile del palazzo, e mi alimento da solo. Da domani stacco il contratto con l'Enel, vaffanculo. Abbiamo fatto la festa della prima accensione del gruppo elettrogeno, è passato il contatore, parlato 1, 3, 2, 1, via, pam, pam, è staccato il contatore, è passato con il gruppo elettrogeno, mi ha fatto tutto il brindisi, festa, bolletta, vaffanculo. Dopo un mese l'ho incontrato, come è andato con il gruppo elettrogeno? Ah, bene, sto mese ho risparmiato 800 euro di bolletta. Ah sì, a posto. Eh sì, però ho pagato 2500 euro di gasolio. Sì,
Siccome c'era la zia di Carmelo che è da tanti anni che vuole un cagnolino, dice: trovo un cagnolino da regalare, non ho soldi da comprarlo, però se qualcuno vuole disfarsene, c'è una cucciolata, una cosa così, io lo prenderei volentieri. E questi del circo avevano l'unico esemplare al mondo di Yorkshire Stercoraro. È un incrocio che ha messo in piedi un allevatore del Molise. Non so come ha fatto a fare trombare lo scarafaggio Stercoraro con lo Yorkshire, però. Alla fine, allora, il cane è un cane normale, tu lo vedi, uno Yorkshire come tutti gli altri. Solo che l'unico problema che c'è è che quando la sera lo porti in giro a fare bisogni, raccoglie le merde delle altre cane, fa le palle e se le porta a casa, no? L'altro giorno siamo andati a trovare la zia, aveva la casa piena di palle di merda di tutti i cani, non so che farmi, mettila da parte, a Natale ci addobbiamo l'albero, che può fare? Grazie.